separazione tra luccio e trotta in generale è presente quando la trotta è il principale alimento da parte del luccio. Il luccio, abbiamo detto, è il cannibale, il luccio mangia qualsiasi altro pesce. Però il luccio, come pesce pigro, tutto sommato un pesce pigro da quel punto di vista, è come qualsiasi animale in natura che tende a diminuire, livellare, portare al minimo quello che è lo sforzo, che viene definito sforzo ecologico di cattura, tende a catturare l'alimento, la preda che è più comune e che è più facile da predare. Ora, nella situazione specifica del lago Bomugiris, in cui la quantità di pesce foraggio è rilevante, è chiaro che io personalmente, ma questo è chiaramente un mio giudizio personale, non vedrei nessuna interazione negativa significativa tra luccio e trotta, nel senso che sia luccio che trotta potrebbero nutrirsi contemporaneamente di tutto il pesce foraggio che è presente, anche perché dal punto di vista della diciamo del comportamento anche natatorio, la trotta è un pesce che si muove molto velocemente, si muove di scatti, e quindi una preda che risulta decisamente più complicata per il luccio, non solo, anche dal punto di vista della manipolazione orale di una grossa preda. Il luccio fa più fatica a ingoiare grosse prede, ingoia lo stesso, piuttosto che a andare su prede più piccole che soprattutto si muovono in branco. Ora, da una parte noi abbiamo le scardole che per quanto possono diventare grandi, 30 cm, 25 cm sono dimensioni medie, stanno imbrancate, il luccio va sul branco e mangia tutto quello che può mangiare in uno o due scatti. E seguire una trotta che difficilmente sta imbrancata, che può essere anche più grande, che è molto più rapida, gli costa dal punto di vista ecologico uno sforzo maggiore. Quindi il luccio a quel punto lì è chiaro che sceglie decisamente di predare la scardola piuttosto che la trotta. Il problema delle trotte negli invasi artificiali, sardi, che non sono così in alto da garantire delle temperature abbastanza fredde durante il periodo di riproduzione, soprattutto durante il periodo di riproduzione non garantiscono la presenza di diciamo apporti fluviali, di immissari, che naturalmente le trotte che stanno in lago utilizzano per riprodursi. Questo è il problema della trotta nel lago Bomugiris e in generale nei laghi della Sardegna. Ora, ritornando al discorso di partenza, il periodo di riproduzione della trotta solitamente è tra novembre, dicembre, gennaio, nel momento in cui il livello del lago è più basso, nel momento in cui non c'è quasi acqua negli emissari, quindi è difficile da raggiungere. E quelle poche che raggiungono gli emissari soffrono un intenso prelievo da parte dell'uomo. Del fatto che comunque naturalmente, se noi vogliamo avere presente la trotta del lago, dobbiamo piegarci al fatto che periodicamente bisogna fare delle missioni di trotafario, e non di trotteridea, che difficilmente si riproducono, sono poliploidi, quindi sono steli di natura. L'unica speranza di poter avere le trotte nel lago è quella di fare delle rimissioni come vengono fatte in altri laghi della Sardegna o il lago di Dusan, in cui periodicamente vengono messe le trotte e la popolazione di trotte si mantiene abbastanza stabile.